Il maggior pericolo dell'intelligenza artificiale di Monique Mathieu. 10 febbraio 2024. Mi dicono: facciamo parte della grande flotta, questa grande flotta che è molto, molto presente sulla Terra. Questa parte di flotta è molto presente sulla Terra perché la vostra Terra è in grave pericolo. Questo non dipende necessariamente dalla follia degli uomini che conoscete, cioè le guerre, eccetera, ma è qualcosa di molto più insidioso. Noi siamo qui per vegliare sull'umanità, affinché tutto ciò non disumanizzi gli esseri umani, affinché non vengano trasformati in macchine. Il pericolo, come abbiamo già detto, il maggior pericolo per voi è l'intelligenza artificiale. Vigilate su questo progetto, perché il vostro mondo sta scivolando verso questa intelligenza artificiale, verso l'essere umano metà macchina, metà uomo, e ciò non è permesso. Mi dicono: noi non siamo contro l'intelligenza artificiale, ma contro quella che iniziate a scoprire sulla Terra e che state cercando di implementare per renderla viva. Quest'ultima vi è stata data, vi è stata suggerita da esseri che non sono vostri amici, cioè gli ostili. Prima che sia possibile avere un'intelligenza artificiale al servizio delle persone, è necessario che l'umanità sia molto più sveglia, che non lavori per delle forze inferiori, le forze oscure. Potremmo facilmente fermare le vostre guerre, ma vi lasciamo fare. Per il momento siamo molto più preoccupati per una robotica senza coscienza. Vale a dire che procedete senza inserirci i principi di vita reale e di spiritualità. Perciò vegliamo, ma faremo tutto il possibile affinché coloro che stanno portando l'umanità in questa direzione non raggiungano il loro obiettivo. Se ciò dovesse accadere, il pianeta Terra sarebbe ancora lì, ma l'umanità, come già accaduto, ve l'abbiamo già detto, potrebbe essere totalmente distrutta da questa intelligenza artificiale, che è molto più evoluta dell'essere umano, ma totalmente priva di sentimenti, emozioni e amore. È necessario comprendere che l'essere umano deve sempre restare padrone di ogni cosa. Invece l'uomo ha delegato i poteri a forze molto superiori a lui e non se ne rende conto. Quando se ne renderà conto, sarà già troppo tardi, poiché ciò che ha creato inconsciamente lo avrà dominato per molto tempo e non ne sarà consapevole. Questo è il nostro compito, un compito molto importante, ed è per questo che attualmente sul pianeta vi sono molti dei nostri fratelli. Alcuni di loro ovviamente si occupano di prevenire la follia umana, soprattutto a livello di radioattività, ma per noi, vostri fratelli, non è questo il problema più importante. Ricordate ciò che vi abbiamo detto. L'intelligenza artificiale è un grande pericolo per l'essere umano, perché non è in grado di dominarla. Invece di metterla al suo servizio, è l'essere umano che presto sarà al servizio dell'intelligenza artificiale. Ma dato che la vita deve essere, e poiché l'essere umano deve essere umano, con un'anima, una coscienza, con l'amore nel cuore, noi proteggeremo l'umanità, poiché le grandi gerarchie di luce desiderano che l'uomo ritrovi la propria umanità. È necessario che l'uomo resti uomo. Non deve diventare metà macchina e metà uomo. Quello che chiediamo all'umanità è di non lasciarsi codificare, perché sarebbe la sua rovina. Non deve accettare di farsi inserire dei microchip, perché ci sarà un momento in cui vi diranno: è per il vostro bene, perché su questo microchip avete il vostro fascicolo sanitario, eccetera. È comodo, non dovete fare più nulla. Tuttavia, l'essere umano non è venuto qui per essere un robot di carne,
Non lasciatevi impiantare nulla, è molto importante, altrimenti perdete tutto. Perdete la vostra libertà, perdete la vostra coscienza spirituale, perché attraverso le codifiche, i microchip, loro vi seguono ovunque, hanno il completo potere su di voi. Quindi spetta a voi, è l'umanità a dover dire no. Non è semplice, perché avrete delle pressioni. È proprio quello che vogliono. Lo stato profondo vuole tenervi al guinzaglio, vuole il potere assoluto sull'essere umano. Ma coloro che lavorano per questo potere sono davvero in pochi, mentre voi siete molto più numerosi. Inoltre voi avete qualcosa che loro non hanno. Dentro di voi avete l'amore e la luce, che non solo potete far crescere sempre di più, ma li potete anche inondare con l'amore che emana da ciò che siete. Oh, di certo non li trasformerete, ma li renderete molto meno efficaci nel loro lavoro, quello di distruggere l'umanità. Ormai lo sapete, non c'è bisogno di ripetervelo. Alcuni esseri vogliono distruggere l'umanità. Ma chi c'è dietro a questi esseri? Vi sono coloro che chiamate nemici, i quali vogliono impadronirsi della Terra. Ma la Terra non apparterrà a chi serve la luce oscura. La Terra apparterrà a tutti quegli esseri che, con tutto il loro cuore, con tutta la loro anima, vogliono servire la luce e l'amore. Questa è una certezza assoluta. Mi dicono, ma ci sarà confusione. Loro cercheranno in tutti i modi possibili di impiantare l'umanità. Sta già iniziando ad accadere, ma vi sarà un momento in cui si verificherà un grande stop, e questo momento è sempre più chiaro. Vedrete che i castelli di carte del grande potere dai piedi di argilla, che chiamate stato profondo, cadranno uno dopo l'altro. È ancora molto potente, ma quando sarà il momento, crollerà. Mi dicono ancora questo. Ripetiamo che potremmo intervenire, ma vogliamo che gli esseri umani possano comprendere da soli che sono manipolati, che dietro a tutto ciò esistono poteri forti, che siano in grado di comprendere da soli e affermarsi, svegliarsi e dire: non siamo d'accordo, questa cosa non la vogliamo. Se intervenissimo, l'umanità non avrebbe capito nulla e dovrebbe imparare tutto da capo, mentre ora siete davvero alla fine, e noi vogliamo salvare il maggior numero possibile di persone, affinché tutti gli esseri umani, nostri fratelli e nostre sorelle, ma diciamo nostri fratelli, possano accedere al nuovo mondo. Ma non vogliamo semplificare il compito. Ognuno deve sperimentare ciò che deve vivere, ma soprattutto è necessario che ciascuno di voi prenda consapevolezza del proprio potere e che sia padrone di se stesso. Sarete costretti a subire tutto questo per un po', ma un forte impulso sta iniziando a salire in tutto il mondo. Un impulso contro i poteri molto inferiori, perché questo impulso fa parte del grande risveglio dell'umanità. Rispetto ai miliardi di esseri umani viventi sul pianeta, questo impeto non riguarderà tutti gli esseri umani, ma una piccola parte. Anche se ve ne fosse la metà, sarebbe già meraviglioso, perché voi e noi avremmo lavorato bene. Vale a dire che voi vi sarete trasformati e noi vi avremmo aiutato in questo. Ecco ciò che volevamo dirvi. Aggiungiamo solo che questo periodo è molto particolare, molto difficile, e ci vorrà molta forza e coraggio per superare tutto ciò che i vostri stolti governanti vogliono imporvi. Tuttavia voi ci riuscirete, con la nostra presenza visibile o invisibile. Voi ci riuscirete. Voce Marina.